Una misura ai chi non segue il nuoto in maniera abituale, il 50-64 di Codia, parliamo del quarto tempo europeo di sempre e del nono tempo mondiale di sempre, insomma. Esatto, con in mezzo tanta gomma peraltro. Con in mezzo diversa gomma, perché se vediamo i tempi che gli sono davanti ce ne sono due o tre datati 2009. Anche se Phelps fa capitolo a sé, capitolo a sé effettivamente, direi effettivamente, rispetto alla sì. gomma. Blocchetto di partenza dal lato al basso, questa volta non ci sono defezioni. Gianni Razzetti Burdisso, rivolta a Codia, del quale abbiamo parlato finora. C'è Ceccon, D'Angelo e Valsecchi. Abbiamo spesso ribadito anche il talento enorme di Thomas Ceccon, magari troppa discontinuità. Vediamo che tipo di gara riesce a interpretare, con una linea abbastanza compatta fino a questo momento, una virata che non ci dirà nella sua prima parte tutta la verità, forse nella seconda. Il tempo con cui Piero G gira è 24.03, 4 centesimi meglio rispetto a Federico Burdisso, sì. Quindi un Piero Codia al comando e Burdisso lì appiccicato. Beh, molto bene Burdisso a trovarlo a questi livelli al passaggio, è quanto mai incoraggiante. Tenta di rientrare anche in centrale Matteo Rivolta, qua sull'asse con Codia che vuole portare a casa la gara assolutamente. Codia davanti, tenta il sorpasso proprio nella finale Federico Burdisso e ce la fa, 51-85 contro il 51-95 di Piero Codia, poi Matteo Rivolta per completare sia il podio del Sette Colli che il podio dei campionati italiani assoluti. Uno spettacolare per essere un 100, lui duecentista, Federico Burdisso. Sì, notevole, era dal Sette Colli di un paio di stagioni fa che non lo trovavamo a 51 secondi, torna quindi su questi crono davvero notevolissimi, oltretutto con un aspetto abbastanza naif per il nuoto, barba e capello quanto mai lungo in versione 68 e derivati. Per Burdisso che però in acqua è quanto mai combattivo e anche oggi l'ha dimostrato, e se passa così veloce è difficile scrollarselo di dosso. Podio composto così, lo ribadiamo: Burdisso, Codia, Rivolta, poi Razzetti, Ceccon, che invece sono i primi due esclusi. Nel frattempo sono scese le ombre della sera.